previsto correre nei titoli l'edizione straordinaria di Studio Aperto diretto da Emilio Fede, al quale diamo immediatamente la linea. Cocciolone, guarda che belle gambe là, se che sei. Come si chiama? Belle gambe. Maurizio. Mi sembra. Pochi minuti fa. No, stasera qua, sta roba qua sotto mi sembra un po' confusa. Buonasera, tra poco al TG2 delle 20:30. Ben trovati nello spazio meteo, tempo che torna ad essere stabile al nord con un cielo generalmente privo di nubi, ma con velature dal pomeriggio sul settore di nord-ovest. Prevalenza di sole sulle regioni centrali, a parte qualche precipitazione nevosa residua sull'Appennina abruzzese nella prima parte della mattinata. Reside condizioni di variabilità sulle regioni meridionali, con qualche piovasco mattutino, ma con tendenza a rapido e deciso miglioramento dalle prime ore del pomeriggio. Nubi sparse sulla Sicilia, con qualche piovasco nel Messinese, poche nubi sulla Sardegna, venti di maestrale. Guarda qui, Lisa, si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà. E adesso! Da moderati a forti al meridione, deboli o moderati. E abbiamo il commissario tecnico dell'Italia, Davide Mazzanti, con Marco Fantasia. A voi. Grazie Davide per averci raggiunto. Allora, grazie a voi. Questa partita ha dimostrato una volta di più che noi dobbiamo giocare su noi stessi. Quando caliamo il ritmo e sbagliamo qualcosa... E adesso siamo qui, questo è il posto dove si è svolta la cerimonia inaugurale di Expo, entriamo nel cuore di Expo, andiamo all'albero della vita, il simbolo di questa esposizione universale, con Valentina Bisti. Sì, lo vedete un elegante intreccio di legno, ma siamo in prova, sì, è iniziato tutti. Ah ok, sì, un elegante intreccio di legno acciaio alto 37 metri, sopra una grande chioma, l'albero della vita che affonda le sue radici nel Lake Arena. Quando inizia il TG? Un lago dal quale si svilupperanno giochi di luci e acqua ispirato al pavimento di... Non ho capito. In tanti si sono messi, scusate, c'è stato qualche problema anche con l'audio. Torniamo subito dopo in diretta su Regnews 24 con gli aggiornamenti delle notizie, restate con noi. Restateci voi perché io me ne vado, Bessi, mi sono rotta il cazzo. Questo 0-0 nei primi 46 minuti, c'è stato un Valenza che scossone importante per quanto riguarda l'Inter. Mi sono rotta le cosiddette 13. Allora, ciao, come butta? E come siete ancora in onda? Proviamo ragazzi, non sento niente. Annalisa, mi date? Eccoci di nuovo qui in diretta dallo stadio di Wembley. Benissimo, 8 minuti sono un tempo per noi sufficiente per riordinare quelle poche idee che abbiamo. Sono poche, anche abbastanza confuse. E siamo anche senza acqua. No, l'acqua tu ce l'hai. È un po' strano perché in una piscina essere senza acqua. Io ce l'ho la mia Abbey Well. Io non ce l'ho. Tu dici, Rick, che quest'acqua non è bevibile? No, no,
ma adesso arrivano le simpatiche signorine qua. Sapessi quante ce ne sono, caro Rick, di signorine qui. Siamo circondati. Siamo circondati da signorine che ci portano acqua, ci portano i fogli. Sono tutte molto carine e sorridenti. Rick, ti posso dire una cosa proprio? Ma ti posso dire una cosa così proprio? Ho visto una quantità di fregna olimpica in questi 15 giorni. Una roba da sentirsi male. Siamo in onda, ragazzi, che mi stanno cominciando. Abbiamo due minuti. Da adesso due però, minuti. Non siamo in onda. A un passo dal possibile, a un passo da un oro mondiale che ci manca da 24 anni. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito. Il TG1 torna alle 9. Buona giornata e buon anno a tutti.